Padellaro, è la politica che non riesce a tacere in momenti come questi, a fare polemiche, che paure ha? Beh, direi che complessivamente la reazione della politica in senso lato è stata seria e responsabile. Poi c'è Matteo Salvini, perché Matteo Salvini stamattina si sveglia e fa un attacco al presidente della regione Toscana Rossi e al ministro della salute Speranza, dicendo, cito, che sono accomunati da una stessa ideologia politica e culturale che tende a sottovalutare l'epidemia. Cioè la sinistra Insomma, sottovaluta è una le epidemie. sinistra degli untori sostanzialmente, inconsapevoli. Poi lo avvertono che purtroppo in Lombardia c'è quello che è successo, quello che è successo, e poi anche nel Veneto c'è qualche problemino. Quindi ci sono delle regioni accomunate dalla stessa ideologia politica e culturale che insomma hanno i loro E problemi. sarebbe quella della Lega, perché sono leghisti lì, Esatto, governatori. sono della Lega, e allora lui si presenta lì alla conferenza stampa di Fontana, fortunatamente tace, poi dopo fa il suo solito attacco a Conte, ma è un po' come l'Alka-Seltzer prima di andare a letto, per lui cioè per andare a nanna. Insomma, il problema qual è? Che oggi bisognerebbe darsi delle autoregolarsi, intanto far parlare i virologi, gli scienziati, quelli che Gli conoscono i esperti. problemi e che ci sanno dare, come abbiamo sentito, delle indicazioni molto serie e responsabili. Secondo, bisognerebbe anche dire che complessivamente il sistema di tutte le regioni, insomma di tutti gli amministratori di ogni colore, sta reagendo nella maniera giusta. Terzo, è una modesta proposta, chiedere un'auto quarantena ai politici in campagna elettorale permanente, una quarantena del silenzio ovviamente, che potrebbe anche essere estesa anche a 80 giorni, per carità, insomma. Caso mai fosse necessario, professore.